Oggi M di mamma. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuova lezione del corso di iconografia, le nuove lettere dell'alfabeto L, M, N. Tra le mie lettere preferite ci sono queste tre belle letteronze che adesso andiamo a scoprire come scrivere in bella grafia. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Benvenuti al nuovo corso, oggi L, M, N, tre lettere dell'alfabeto che mi piacciono tantissimo. Uso sempre il pennello giapponese della Pentel, potete usare qualunque tipo di acquerello, l'importante è che abbia una bella punta. E allora, la L comincio dalla base del rigo, salgo sottile, e scendo grossa per poi toccare il rigo e risalire sottile. L minuscola. La L maiuscola invece parte da qua, quindi parte dal ghirigoro, sale sottile, scende grossetta, risale sottile e scende grossa, gira sottile, scende grossa, sale sottile e chiude grossa. La L maiuscola, ovviamente potete anche semplificarla senza questa parte qua e fare una semplice L. La M la faccio dritta perché mi piacciono molto questi caratteri dritti, ma poi ovviamente potete inclinarla a seconda della necessità. Partiamo, saliamo sottili, scendiamo grossi. Saliamo sottili, scendiamo grossi. Saliamo sottili, scendiamo grossi. Saliamo sottili. Allora, se volete potete fare la maiuscola uguale. Io invece come maiuscola vi faccio vedere quella proprio AM tipo stampatello maiuscolo. E allora, saliamo sottili, scendiamo grosso, risaliamo sottili, riscendiamo grosso, M. Idem per la N, se la volete fare maiuscola invece in questo senso è proprio uguale. Quindi N, piccolo grosso, piccolo grosso, e si sale, ok? C'è anche questa variante che ovviamente c'è anche per la M, mettere la prima un po' più a stampatello. Maiuscola, allora, sono bellissime, la L, la M e la N sono tra le più belle lettere dell'alfabeto, per quanto le mie preferite, diciamo così. La L, 1, sottile, 2, grosso, 3, sottile, 1, sottile, 2, grosso, 3, sottile, 4, che è anche 4, grosso, 5, sottile, 6, grosso, 7, sottile e poi 8, la linguetta. 1, 2, qui c'è anche il 3 che torna sottile, il 4 che scende grosso, il 5 che sale sottile e il 6 che scende grosso. Attenti ad assottigliare la linguetta. E poi M, 1 sottile, 2 grosso, 3 sottile, 4 grosso, 5 sottile, 6 grosso, 7 sottile. 1, 2, 3, 4,
linguetta. In questo caso uno è piccolo, quasi accennato, l'uno diventa lui, il 2, il 3, linguetta. Quindi stessa cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Allenatevi! Naturalmente queste, vi ho detto prima, il concetto di inclinazione, la parte che dovete inclinare è sempre il fusto grosso. Quindi se io avessi voluto fare una M inclinata, la faccio su un altro foglio che non sia il mio quaderno, la parte che avrei dovuto inclinare è sicuramente quella del fusto lungo l'inclinatura che avevo scelto. Ok? Quindi più la inclinerete, più lei verrà naturalmente storta a seconda di ciò che del movimento che vorrete fare. Questa è importante con una leggera inclinazione per scrittura in rigo, mentre con inclinazioni anche un po' particolari è molto bella per scritture mosse sul foglio, come si usa appunto per la calligrafia moderna. Mi lascio alle foto con i vari passaggi, allenatevi mi raccomando e ci vediamo dopo le foto. Ciao! Bella la calligrafia moderna, il bello è che ci fa scoprire la grafia antica, è un controsenso in sintesi, ma è proprio così. Allenatevi a fare queste belle lettere che non sono affatto difficili e mostratemele se volete sulla mia pagina Facebook. Io vi aspetto sempre anche su Due Cuori Una K e su Ombretta, i miei altri canali YouTube, venitemi a trovare anche lì. In questo momento digitate proprio Ombretta e andate a cliccare su iscriviti, in modo che tutti i miei contenuti vi rimangano belli in evidenza e sappiate sempre quando pubblico un video nuovo. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su ed esportate sulle vostre pagine Facebook con una condivisione il corso di calligrafia moderna. Questo aiuterà Arte per Te a crescere, me a non rimanere schiacciata dai 200.000 video di YouTube e soprattutto i vostri amici a riscoprire un'arte antica come quella della scrittura. Bene, basta cianciare, vi do appuntamento sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto. Alla prossima volta, ciao!